Se vogliamo riprenderci dalle avversità, dobbiamo tenere presente alcuni fattori. Il primo fattore è che le avversità, in un modo o nell'altro, toccano tutti, nessuno ne è esente. E non è tanto la fase acuta dell'avversità quella che genera problemi, quanto, diciamo, le fasi successive, perché, noi tendiamo, come esseri umani, a portarci dentro lo shock emotivo che l'avversità ci ha fatto vivere e portarlo avanti nel tempo, quasi come se fosse un nuovo vestito che non riusciamo a toglierci. Facciamo un esempio pratico: una persona viene lasciata dal marito, dalla moglie, dal fidanzato, dalla fidanzata, dall'amante o da chi per esso, da chi per essa, e una volta che questo evento è avvenuto, cosa succede? Che prendendo per buona una fase acuta, diciamo, di qualche giorno, una settimana, quello che è, dovrebbe tutto esaurirsi in quel lasso di tempo. Invece noi tendiamo a portarcelo dietro e anche un anno dopo, magari tendiamo a dire no, adesso ho paura di relazionarmi con questo piuttosto che con quello, perché mi era capitato una volta nel lontano 1940 che poi sono stato lasciato. E quindi ne soffro ancora adesso, continuiamo a soffrire ancora di fatti magari avvenuti addirittura nella nostra infanzia, e questo è, diciamo, non ci fa riprendere dalle avversità. Quindi la sofferenza che ci portiamo dentro è quella che non riusciamo a tirare fuori, a far sciogliere. Quindi dobbiamo fare un esercizio per sciogliere l'avversità e immettere dentro un'iniezione di ottimismo, un'iniezione di diciamo, positività. Possiamo farlo utilizzando la visualizzazione. Ci mettiamo ad esempio in una posizione tranquilla, rilassata, chiudiamo gli occhi e iniziamo a fare un po' di respirazione prima per sintonizzarci sull'aria che entra e che esce dai nostri polmoni. Dopodiché iniziamo a visualizzare la situazione dell'avversità. La visualizziamo prima colorata nello schermo della nostra mente, in movimento. Ci rendiamo conto di tutto quello che è successo. Poi piano piano andiamo a togliere colore, andiamo a renderla più sfocata, andiamo a renderla più piccola, ferma, sempre più scolorita, poi diventa bianco e nero, ancora più piccola, diventa evanescente, pluff, sparisce, si dissolve. Facciamo questo per 7 volte. Dopodiché andiamo a visualizzarci invece nel futuro, realizzati con ciò che vorremmo essere, di qui a un anno, ad esempio. Andiamo a visualizzare la scena, la visualizziamo prima piccola, bianco e nero, un po' evanescente, ferma. Poi iniziamo a ingrandirla, a dargli colore, a dargli movimento. Continuiamo ad ingrandirla, continuiamo a dargli colore, a dargli movimento, a renderla più nitida, più marcata, più pregnante. Aggiungiamo dei sensi, aggiungiamo il profumo. Aggiungiamo le sensazioni che proviamo, renderla veramente nitida, colorata in movimento, mettiamo dei suoni molto belli che ci rendono ancora più nitida l'immagine, e quando questa immagine è nitida, completamente nitida, la diffondiamo in ogni cellula del nostro corpo, in modo tale che faccia parte di noi. Bene, una volta che abbiamo fatto questo, possiamo tranquillamente riprendere a respirare, a restare calmi, tranquilli e rilassati. Poi facciamo un po' di movimenti e apriamo gli occhi. Anche questo esercizio, diciamo, della visualizzazione della positività, possiamo ripeterlo fino a 7 volte. Bene, questo esercizio è molto utile perché riduce di molto l'avversità, ci aiuta a riprendersi dall'avversità e ci immette in una fase
di interdipendenza positiva. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!